niente, pam. Alla matricola 10.388 del poliziotto Durchgangslager Bochum corrisponde il nome di Renato Marino, destinato al blocco B, non lontano dal blocco Celle, il regno di Misha Seifert, Otto Sein e Albino Cologne, dove i prigionieri vengono torturati e uccisi con i cocci di bottiglia e l'acqua gelata, strangolati a mani nude, bastonati, legati alle recinzioni e lasciati morire di fame. Il nome Renato Marino nel registro del lager compare accanto ad altri, dei quali si specifica che sono stati catturati nella zona di Biella. E andando a scandagliare le testimonianze dei partigiani che combatterono in quella zona, il nome Renato Marino ricompare in relazione con una strana trasmissione radiofonica. Biella. I nazisti avevano una radio. Radio Baita si chiamava e trasmetteva da Villa Schneider, il posto dove portavano i prigionieri per torturarli. Quando prendevano un partigiano, spesso lo facevano passare prima dallo scantinato e poi su, al piano di sopra, per farlo parlare alla radio e costringerlo a dire quel che pareva a loro. Era una messa in scena e anche piuttosto stupida. Perché a Biella lo sapevano tutti che Radio Baita era dei nazisti e che di sicuro i partigiani parlavano così perché ce li avevano costretti. Però a suo modo un effetto ce l'aveva. Qualche giorno prima avevamo ascoltato la trasmissione con Barba di Ferro, il nostro commissario politico. Gliene avevano fatte dire di tutti i colori. Aveva perfino invitato alcuni di noi a presentarsi là, a Villa Schneider, per fare due chiacchiere, che tanto nessuno ci avrebbe fatto del male, anzi, ti offrivano pure le sigarette. E a queste stronzate, è chiaro che nessuno ci credeva, erano sberleffi, un modo di prenderci in giro. Però c'erano altre cose che ti facevano pensare, perché non tutte erano balle, qualcosa di vero c'era. E allora ti chiedevi che cosa gli aveva detto davvero Barba di Ferro e cosa invece gli avevano scritto loro su un pezzetto di carta. E poi ti chiedevi quanto c'era voluto per farlo parlare a quel modo. Magari lo avevano piegato in fretta, perché quello che ti sembrava un gran combattente, in realtà sotto sotto non era poi così tanto convinto. Ti venivano dei dubbi che non avresti voluto. Magari avresti preferito un martire da vendicare. E invece così ti mettevi nei suoi panni e ti sentivi spezzato. Con tutto che era inverno, la guerra non finiva mai. C'erano i rastrellamenti e faceva un freddo cane. Quella sera doveva parlare Mercurio. Lo avevano annunciato, stavamo tutti quanti intorno alla radio. E già dalla sua voce abbiamo capito che non sarebbe andata come il solito. E poi lo sentimmo presentarsi come Renato Marino, un nome in codice che voleva dire tutto bene, i documenti importanti non me li hanno presi. E quando gli hanno chiesto perché uno come lui, che veniva dalla Somalia, combatteva a fianco dei colonialisti che avevano occupato la sua patria, disse che la patria non è un colore sulla mappa, che la patria è libertà e giustizia, che non può esserci patria dove c'è una dittatura.
Lo interruppero. Rumore di sedie rovesciate, urla. Molti di noi avevano le lacrime agli occhi, ma non per le parole, che certo erano ben studiate, ma piuttosto per il fatto di ascoltare una voce ribelle, una voce che non si faceva mettere sotto. Se quelle cose ce le avesse scritte, non avrebbero avuto lo stesso effetto. C'è la stessa differenza che passa tra uno spartito di musica e il suono di una chitarra. Quella voce parlava dentro di noi, pizzicava le corde, le faceva vibrare per imitazione. Potevi sentirle, che ti gonfiavano il collo. Quella sera d'inverno eravamo tutti rinati. Eravamo tutti Renato Marino. Thank you.